Una pistola giocattolo e marijuana in un'abitazione sono il risultato di un piano straordinario di controllo del territorio disposto dal questore di Brindisi Roberto Gentile, che vede impegnati due equipaggi delle volanti guidate dal vicequestore Alberto D'Alessandro, quelli del Nibbio e della polizia di prossimità. Il ritrovamento della marijuana è il frutto di una perquisizione domiciliare nell'abitazione del pregiudicato 37enne brindisino CV, queste le iniziali dell'uomo, che vive nel rione Cappuccini. Gli agenti hanno rinvenuto nel suo appartamento diverse decine di grammi di marijuana posta sotto sequestro. Nella seconda operazione, la sezione Nibbio, nel corso di un'operazione di controllo sulla litoranea a nord di Brindisi, atta a contrastare furti di ogni genere in quella zona specifica, ha intercettato una moto di grossa cilindrata, una Yamaha scura con due persone a bordo, che alla vista dei poliziotti si sono dati alla fuga, immettendosi nelle campagne di contrada Lobia, facendo perdere poi le proprie tracce. Due volanti giunte sul posto in rinforzo dei colleghi motociclisti hanno ritrovato una pistola modello calibro 9, risultata poi giocattolo alterato e privo di tappo, che i due probabilmente avevano abbandonato durante la fuga. L'arma è stata sequestrata e le indagini per risalire ai due occupanti della moto avviate.